E che cos'è il cavot? Ne parlo perché prima, durante l'intervallo, una persona del pubblico mi ha detto: ma non ci dice niente del cavot. Quando Mosè, agli inizi del rapporto con lui, si incontrano sulla montagna e gli dice: ma tu chi sei? Gli chiede poi anche un'altra cosa, gli dice: tu ci stai facendo delle promesse di portarci a conquistare quella terra, ovviamente, come si dice, manu militari, cioè insomma combattendo, però io ho bisogno in sostanza di capire che tu sei in grado di mantenere queste promesse. E quindi devo vedere il tuo kavod. Kavod è un termine che viene tradotto con gloria. Kavod, cioè la radice kvd, significa pesante. Quindi ciò che è pesante, come si dice, per esempio, un uomo di peso, anche si dice, quindi un nome di fama, cioè di potere, di fama. Però il significato concreto iniziale è pesante. Ma lasciamo stare. Diciamo che è gloria. Va bene, non c'è problema. Allora, quando Mosè gli dice: io devo vedere la tua gloria, Yahweh capisce e gli dice: va bene. E dice: la mia gloria te la faccio vedere domani mattina. Quindi vuol dire che Dio viaggia non avendo sempre la sua gloria, ma bisogna prenotarla. Dice: attenzione però, se quando io passo con la mia gloria, ricordiamoci, il Ruach è una roba che Ezechiele vede arrivare da nord, e un'altra volta se la sente arrivare da dietro, dice: sentì un grande rumore dietro di me. E dice: il Ruach è come il Kavod, cioè sono la stessa cosa, o oggetti molto simili. Nel racconto di Mosè, Yahweh gli dice: se quando io passo con il mio Kavod, quindi la gloria è un qualcosa che bisogna... Yahweh dice: sì, te la faccio vedere, ma quando decido io. Poi la gloria è una cosa che passa. Se quando io passo, tu sei davanti, muori. Perché non si può stare davanti. Dice: però, possiamo fare una... Quindi vuol dire, attenzione, che se uno sta davanti alla gloria quando passa, viene ucciso e Dio non può farci nulla. Cioè Dio non può controllare gli effetti della sua gloria. Ma chi è che può controllare gli effetti di quella gloria, dice la Bibbia che avete in casa? Un mucchio di pietre. Tant'è che Yahweh gli dice: se quando io passo con la mia gloria, tu ti nascondi dietro queste pietre, non muori. Quindi le pietre fanno ciò che la gloria non è in grado, ciò che Dio non è in grado di fare. Attutiscono gli effetti della gloria che passa. Poi gli dice anche: quando io domani mattina passo qui sull'altura, fai in modo che sui versanti non ci siano né uomini né animali, perché se quando io passo sui versanti si trovano uomini e animali, muoiono. E qui dobbiamo anche dire allora che, appunto, se uno si nasconde dietro le pietre, la gloria non ti fa nulla, o quasi, come vedremo. Che la gloria agisce entro, diciamo, entro una distanza limitata, perché il resto del popolo che era giù nella pianura non subisce nessuna conseguenza. Cioè bastava non trovarsi troppo vicini, quindi vuol dire che da un certo punto in avanti la gloria di Dio non agisce più. Così fanno, lui passa con la sua gloria, il popolo che è sotto, su, sull'altura, vede gli stessi effetti che Ezechiele vede quando passa il Ruah, sente gli stessi rumori che Ezechiele sente quando passa il Ruah, e lì passa il Kavod. Mosè si nasconde dietro le pietre, si salva, ma quando scende dal monte ha la faccia bruciata. Tant'è che dice la Bibbia che quando stava al sole doveva coprirsi con un velo e che si poteva togliere nella tenda, quindi all'ombra della tenda. Quindi Mosè scende con una fortissima scottatura. Questo dice la Bibbia che avete in casa. Ruach e Kavod, dice Ezechiele, sono in sostanza, se non la stessa cosa, due robe che fanno la stessa cosa. Viaggiano su in alto, percorrono lo spazio in varie direzioni, fanno molto rumore, vanno da una parte all'altra, quindi sono esattamente la stessa cosa. Allora possiamo dire che quando si parla, facciamo finta, che quando si parla di questo, quando si parla di Kavod, si parla di un oggetto molto pericoloso su cui questi signori si spostavano. Ed è un oggetto che produce degli effetti precisi, ed è un oggetto che può far salire una persona, ed è un oggetto che, dice Ezechiele, sopra aveva una cupola trasparente
dentro la quale si vedeva un trono, cioè un sedile, e come una figura di uomo seduto. Allora dobbiamo dire che lo Spirito di Dio ha, lì è bello il verbo ebraico perché dice sotto ha, un fuoco prendentesi, cioè che vuol dire un fuoco che si gira su se stesso, con la parte centrale più luminosa, si muove, fa un sacco di rumore, sopra una cupola trasparente dentro la quale c'è un trono su cui sta seduto uno che sembra un uomo. Questo sarebbe lo Spirito di Dio. C'è bisogno di descrivere una roba del genere per inventarsi lo Spirito di Dio? Secondo me hanno descritto una cosa che hanno visto e che è chiara. Io faccio finta che sia vera, perché poi la metto assieme a tutti gli effetti che produce, la metto assieme al fatto che Ezechiele dice che è come il Kavod, e vado a leggere ciò che fa il Kavod, e il Kavod fa quelle cose lì. È pericolosissimo. Quando se ti passa vicino muori, non c'è niente da fare, Dio non può farci nulla. Non può passarti vicino col Kavod, perché tu crepi. Questo dice la Bibbia. Se queste descrizioni qui le mettiamo assieme alle descrizioni dei popoli di altre culture, tipo per esempio quelle, la descrizione dei Vimana che si trovano nei testi orientali, beh, lì la descrizione è ancora più precisa, infinitamente più precisa. Erano chiari oggetti volanti su cui questi qui si muovevano. E questi qui, prima di farsi furbi, c'è qualcuno che mi dice, ma non hai paura a parlare così degli Elohim, che se quelli si incazzano. Dico, tanto ormai. Dico, poi no, poi non sono io la Bibbia che ne parla così, non io. Io racconto solo ciò che leggo. Che cavolo è? Che volevo leggervi. Il racconto di Sodoma e Gomorra. Conoscete la storia di Sodoma e Gomorra? Bene. Ah, era qui. Allora, Abramo è seduto all'ombra della sua tenda. Genesi 18. Arrivano tre, dice la Bibbia, Anashim. Anashim è il plurale di Ish e significa individui maschi. Arrivano, lui li vede, questi qui sono impolverati, assetati, affamati, stanchi, quindi gli dice sedetevi, lavatevi, permettete che vi prepari da mangiare, di fategli da mangiare, li ristora, si lavano, eccetera, eccetera, eccetera. Al versetto 13 scopriamo che uno dei tre Anashim, individui maschi, è Yahweh. Uno dei tre è Yahweh. Quindi è arrivato, impolverato, sudato, forse puzzava anche, non lo so, polverato, sudato, comunque come un uomo normale che ha camminato nel deserto, mangia, beve, si ristora, si ferma a parlare con Abramo. Gli altri due Anashim come lui, dopo aver mangiato, bevuto eccetera, partono e vanno a Sodoma perché devono avvertire il nipote di Abramo, Lot, che deve abbandonare la città perché il giorno dopo sarà distrutta insieme ad altre quattro. Questi due, quando partono, vengono chiamati Malachim, cioè portaordini, nel senso che questi due Anashim, cioè questi due individui maschi, vanno a, appunto, portare degli ordini a Lot. Quando arrivano a Sodoma corrono il rischio di essere aggrediti. Lot riesce a salvarli, cioè li fa entrare in casa, offre in cambio di loro le sue due figlie, perché dice prendete le mie figlie vergini, insomma la gente del popolo che vuole linciare questi qui, perché hanno capito che appartenevano all'altra alleanza. In sostanza, per farla breve, Lot poi abbandona la città e il giorno dopo arriva fuoco dal cielo che azzera tutto, Sodoma, Gomorra più altre tre città. Adesso i nomi, Zoar, sono scritte nella Bibbia che avete in casa. Adesso, siccome sto lavorando al nuovo libro, in mente centinaia di versetti, abbia pazienza. E allora dicevo, Sodoma abbandona, quindi arriva il fuoco che distrugge queste città. La cosa interessante è che vengono distrutte immediatamente e
Nel secondo libro dei re, qui mi sono segnato i versetti perché appunto, nel secondo libro dei re, che è scritto e si riferisce a vicende di circa 1000 anni dopo la vicenda di Sodoma e Gomorra, che collocata al tempo di Abramo vuol dire collocata intorno al 1900-1800 avanti Cristo. Il secondo libro dei re si riferisce a vicende del 850 avanti Cristo, quindi siamo a 1000 anni di distanza. Si dice che nel territorio di Sodoma e Gomorra l'acqua è ancora cattiva e il terreno è ancora sterile. Nel libro della Sapienza, che è scritto più o meno all'epoca di Cristo, nel secolo precedente, quindi siamo a 1800 anni, c'è scritto che nel territorio di Sodoma e Gomorra gli alberi da frutto danno frutti che non giungono a maturazione. Erano passati 1800 anni. Quindi questo è scritto nella Bibbia. Il racconto di Sodoma e Gomorra però si trova anche nel, anche perché appunto è antecedente, nelle tavolette sumero-accadiche, dove si parla delle guerre tra questi qui. E in queste guerre, il racconto è l'epopea di Nergal, che è il nome di uno di loro, si dice che Nergal desiderò emulare Ninurta, un altro nome di uno di quelli. Seguendo la strada dei re, volò fino alla valle verdeggiante delle cinque città. Nella valle verdeggiante, dove Nabu, un altro di quelli, stava convertendo la gente, convertendo non nel senso di convertirle in senso religioso, ma facendole passare da un'alleanza all'altra, Nergal progettava di schiacciarlo come un uccello in gabbia. Sulle cinque città, l'una dopo l'altra, Nergal inviò dai cieli un'arma del terrore. L'una dopo l'altra. Distrusse le cinque città della valle, le città si tramutarono in desolazione. Furono sconvolte dal fuoco e tutto ciò che in esse aveva vita si trasformò in vapore. In altri passi dei racconti sumero-accadici si dice che queste armi che usavano questo qui producevano un vento di morte che faceva cadere i capelli, bruciava i polmoni e faceva venire il sangue in bocca. Le armi che usavano questi qui. E in un altro racconto, che è nelle pubblicazioni di Oxford, la tavoletta K5001, si racconta di un'altra battaglia combattuta nel Sinai e dice che Ninurta partì alla volta del monte Mashu. Nergal lo seguiva da presso. Ninurta controllava dai cieli il monte e la pianura posti al centro della quarta regione, quindi le regioni che si erano divise. Dai cieli allora Ninurta liberò la prima arma del terrore. Recise con un lampo la cima del monte Mashu, in un solo istante fuse le viscere del monte, liberò la seconda arma sopra il luogo dei carri celesti, una base, con la brillantezza di 7 soli, le rocce della pianura vennero tramutate in una ferita spillante, la terra tremò e andò in frantumi, i cieli dopo la brillantezza si oscurarono. Di pietre bruciate e frantumate era ricoperta la pianura dei carri. Di tutte le foreste che avevano circondato la pianura, solo il fusto degli alberi era rimasto in piedi. Possono essere favole, eh? Ma questa roba qui sembra la descrizione di Hiroshima e Nagasaki, eh? Siamo intorno al 2000 avanti Cristo. Poi evidentemente devono essersi fatti furbi e hanno deciso di far combattere i loro sottomessi perché era molto meno rischioso, perché questo era pericoloso anche per loro ovviamente, però si combattevano tra di loro appunto per la conquista dei territori come fanno tutti i normali colonizzatori. Prego? Non l'ho capito? Come oggi, esattamente. Ma qualche riscontro radioattivo ci è stato su quei territori? Sì, ci sono riscontri di sabbie radioattive proprio nel Sinai, ci sono riscontri di sabbie radioattive nel fondali dei mari, che sono tutti... Che sono